Buongiorno a tutti, bentrovati, buon giovedì. Giovedì, 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 giovedì. Dai, venite perché oggi c'è una colazione fichissima. Perché io ho sempre voluto farla così, non è stato assolutamente un caso fortuito, assolutamente no. Ciao Barbara, ciao Anna, bene, state arrivando, state arrivando. Ma ragazzi, questa umidità mi uccide. Ieri ho avuto un attacco orribile di emicrania, chi è venuto in studio l'ha visto e oggi quindi sono un po' un catarcio e sperando che non torni. Volete vedere la mia colazione di oggi? Guardate, ho fatto un orsetto! L'ho fatto proprio apposta, eh! Volevo le orecchie, una più piccola e una più... Volevo proprio le orecchie, l'ho fatto apposta! Ciao Silvana! Come potete immaginare, è stato un caso fortuito che io ho prontamente colto. Allora, per prima cosa vorrei ringraziare tutti per i messaggi, i commenti, gli auguri che mi avete fatto sul gruppo, fuori, su privatamente, su YouTube. Siete stati veramente fantastici, tantissimi. Mi avete detto anche un sacco di cose che non mi aspettavo. Tipo qualcuno ha detto che si vede che ho una bellissima cera. Raga, no, guardatemi, cioè sono più che una luce in viso, ho l'ombra delle occhiaie. Però grazie, ho apprezzato veramente tanto. Ho apprezzato anche... Vabbè, poi vabbè, tante mi hanno detto io l'ho capito, io lo sapevo, raga. Cioè non è che ci voleva dato, io ero un catorcio atomico. Comunque, brave tutte le streghe. Volete vedere la mia colazione di oggi? Oh, è bellissima, guardate, è ripiena. Allora, adesso la mangiamo. Prima la mangio, poi vi dico cos'è perché sono troppo curiosa. Top 10. Delle seconde 100 però. Ormai bisogna fare una top 10 per ogni centinaia. Tanto ormai a 200 ci arriviamo. 200, sta a parto. Sono strega da sempre, buon per te. Allora, cosa ho fatto oggi? Ho fatto un pancake ripieno di cioccolata. Vedete che... No, non vedete. Mangio così. No, però si vede, guarda. Come si fanno a fare ripieni? Mettete uno strato non troppo pesante di pancake e poi appena cuoce un pochino mettete delle scaglie di cioccolato e coprite con un altro po' di impasto. Poi lo girate e ce l'avete ripieno. Parliamo dell'impasto dei pancake. Allora, io ho messo... Ne ho fatti 1, 2, 3, 2 ripieni. Oggi a porzioni non siamo tanto precisi, eh. In questo ci saranno, abbiamo detto 3, 2 però sono più grandi, facciamo 10, facciamo 30, 15. Allora, ci sono 5 grammi di farina di grillo e 10 di farina d'avena. Grammi di albume, la solita bevanda vegetale a stemperare. Poi ci ho messo anche un po' di cacao amaro per darci un po' di colore, un po' di gusto. E dentro ci ho messo delle scaglie di cioccolato fondente. Buonissimo. Solito lietto in padella per fare i pancake. Devo mettere più cioccolato. La parte col cioccolato è nettamente più buona dell'altra. E voi che mangiate oggi? Cioccolato fondente mi mette setissima. Oggi super silenziosi. Siete tanti eppure non parlate.
Poi ho usato del cioccolato fondente, l'ho appoggiato sulla padella di modo tale che si sciogliesse la punta e l'ho usato per disegnare la faccia dell'orsacchiotto che non volevo fare. Anche io questa mattina pancake ma con banana, uova e farina di grano saraceno, qualche goccia di cioccolato fondente, buoni. Ah, ho messo anche proprio una puntina di lievito perché non sapevo come si comportava la farina di grillo, quindi un po' l'ho messo. E io super budino di albume. Mi è piaciuta proprio questa colazione, sapete? Caprine e pate di olive. No, decisamente promossa questa ricetta. Ciao Pamela. Ce n'è un altro di là, sarebbe per Matteo. Ma lui non lo sa ancora, quindi devi anche farlo saltare. In realtà me ne sono usciti due ripieni e uno senza niente perché non c'avevo più voglia. È inutile che passi così, ti vedono. Stamattina avevo fretta, yogurt greco con muesli, ma domattina provo questa. Guarda, devo dirti che è stata veramente una sorpresa. Glielo diciamo? Vabbè, glielo diciamo. C'è un pancake ripieno al cioccolato anche per te. Se volevo mangiarmelo io, ma te lo lascio. Ma io se vuoi mangio, ma io non ho, sai che la mattina non ho tanti stimoli. La mattina si fa colazione. Non farti sgridare davanti a tutte le ricciardine. E dov'è sto pancheco? Là, quello sotto, quello sopra è vuoto, quindi vabbè, ragazzi, vado a cercare di cominciare questa giornata. Cosa c'è dentro? Senti, ti riguardi il video, eh? Dai! Cioccolato fondente. Il cioccolato? Ma perché l'hai piegato a metà? Ragazzi, io mi sbatto, faccio le cosine carine, questo prende, piega, mangia, cioè Portafoglio. no comment. Vabbè. Mentre vado a litigare col mio fidanzato, vi saluto e ci vediamo domani, che oggi già ci vediamo più tardi in studio, ok? Ciao a tutti.